favore della Juventus, un calcio di punizione guadagnato da Rabiot che ha lanciato in pratica se stesso, arrivato a 25 metri è stato messo giù fallosamente da Valeri, inevitabile il cartellino giallo per l'esterno sinistro della formazione di casa. Calcio di punizione con Chiesa sul pallone, c'è Paredes e c'è anche la possibilità per Danilo che finge distrazione ma che è pronto a appunto poter sfruttare il suo tiro. Che dire poi di Milik? Milik potrebbe partire con un sinistro a giro, in effetti si allontana Chiesa, si avvicina Milik, potrebbe essere proprio il polacco a tentare il tiro diretto in porta, tutta la Cremonese all'interno dentro i 16 metri. Ecco Milik, conclusione, il pallone in rete e la Juventus è in vantaggio al primo secondo di recupero. Il pallone ha sbattuto sulla parte interna del palo alla sinistra di Carnesecchi che non è riuscito a deviare la traiettoria. Milik direttamente su punizione, ancora il polacco a togliere le castagne dal fuoco ai bianconeri, il tutto mentre festeggiano proprio sotto lo spicchio di stadio loro riservato. Milik va a prendersi l'applauso della folla bianconera, sarebbero tre punti importantissimi, li ha trovati su calcio di punizione. Milik che ha battuto con un sinistro a giro, probabilmente sorpreso nella circostanza Carnesecchi, non era particolarmente forte il tiro del polacco ma molto preciso, e quindi il pallone è finito alle sue spalle. Gioco che non è ancora ripreso, 46esimo minuto, la nuova situazione allo Zini, mentre è pronto a entrare sul terreno di gioco anche Ciofani al posto del difensore centrale Bianchetti. Dice Cremonese 0 Juventus 1 direttamente su calcio di punizione, il gol pesantissimo di Milik linea nuovamente a Firenze, si giocherà fino al 49esimo, ma dato il gol di Milik è chiaro che è lecito aspettarsi qualche minuto in più. Stadio Frank, termine della gara, anche se insomma si potrebbe, dovrebbe giocare 4 minuti però a partire dal 46esimo, dopo il gol pesantissimo l'abbiamo definito di Milik, ma non distraiamoci e andiamo in cronaca con il pallone che viene messo all'interno dell'area di rigore della Juventus, il controllo di Buonaiuto, serie di fitte su di lui, c'è Ken, pallone per Sernicola, lo scambio, poi è Pickel che riesce a distreggiarsi molto bene, il tentativo di Herring Junior di dare il pallone in profondità ai suoi, ma Ken va a vuoto e quindi può ripartire la Cremonese, riversata per 10 undicesimi nella metà campo avversaria, c'è anche Ciofani, dicevamo, e la sua alla sponda con Buonaiuto, limite dell'area di rigore, ingresso della stessa con Sernicola che adesso è pronto per un cross molto interessante, riesce però Paredes di collo sinistro ad allontanare la minaccia, il pallone verso Ken, pallone che viene giocato dal numero 18, serie di finte, può andare in contropiede la Juventus adesso con Ken, pallone in profondità per lo scatto di Paredes che aspetta il pallone sul destro, conclusione, Carnesecchi, il volo plastico ad allontanare la minaccia dalle parti di Locoshvili che si coordina per cercare di rinviare e soprattutto per cercare di dare nuova linfa agli attacchi della Cremonese, sbaglia però il georgiano e quindi il controllo palla con fallo, sì, diciamo che c'è stato l'intervento irregolare con il calcio di punizione affidato alla Juventus, e tutto questo al minuto numero 48, Juventus in vantaggio dal primo secondo in pratica di recupero con il gol direttamente su calcio di punizione, il sinistro velenoso probabilmente non imprendibile per Carnesecchi che si è tuffato alla sua sinistra, ha anche sfiorato il pallone stesso che dopo aver colpito la parte interna del palo lo ha superato. Per la Juventus si tratterebbe di tre punti importantissimi, tenuto conto del fatto che prima della pausa lunghissima per via del mondiale in Qatar la Juventus era reduce addirittura da 6 successi consecutivi. Battuto corto il calcio di punizione, adesso la Cremonese è costretta a indietreggiare, ci sarebbe spazi, c'è probabilmente però una posizione irregolare di Rabiot, così è infatti e lo segnala in effetti il secondo assistente dell'arbitro, sarà Carnesecchi a incaricarsi del calcio di punizione, 48 e 40, si arriverà, si dovrebbe arrivare fino al 50esimo, tenuto conto che per almeno un minuto non si è giocato dopo il gol realizzato da Milik, direttamente in fallo laterale completamente sbagliato il rinvio ad opera di Carnesecchi, il tentativo adesso di pressing alto della Cremonese ma non è stata battuta perché era in posizione irregolare il pallone, la rimessa laterale con Chiesa che adesso se ne incarica, nervosissimo adesso Allegri al limite della propria area tecnica, e desolato invece Alvini perché la Cremonese ha preso il gol in pratica nei minuti conclusivi dopo aver tenuto testa e come ai più blasonati avversari. 49 e 20 il tentativo ancora della Juventus con Chiesa, serie di finte, il pallone che doveva raggiungere Ken, c'è un fallo
commesso dallo stesso Chiesa. Calcio di punizione, si lascia andare a terra Rabiot, l'arbitro deve intervenire per sedare una semirissa con Ken, che adesso indica di essere stato colpito da un avversario. L'arbitro si intromette e ammonisce i due protagonisti, Pickel e Ken, per reciproche scorrettezze. Questa probabilmente potrebbe essere anche l'ultima azione della partita con Meite. L'arbitro però corregge la posizione del pallone che sarà quindi giocato da Locoshvili corregge su indicazione dell'arbitro la posizione del pallone stesso, ma non è ancora quella ideale. L'arbitro indica che comunque si andrà ancora avanti. A questo punto crediamo ancora di un minuto, dovremmo arrivare quindi al 51esimo. Il pallone giocato da Valeri, destinato sul settore centrale del campo. Locoshvili osserva a disposizione dei compagni, cerca di sinistro il lancio in profondità per lo scatto di Ciofani, che riesce a dare all'indietro il pallone per Henry. Serie di finte, poi smistato il pallone stesso verso Sernicola, ancora sul fronte destro milanese in scivolata. Danilo mette il pallone stesso in fallo laterale. Tutti in avanti, dice Massimiliano Alvini, mentre Allegri ha qualcosa da dire a Ken, che non sta marcando il Sernicola, che poi si accinge alla rimessa in gioco. Nuova rimessa a favore della Cremonese, c'è un giocatore però a terra, si tratta di Pickel, che lamenta un intervento irregolare alla caviglia da parte di un avversario. Tutto questo mentre il cronometro è arrivato al 51esimo minuto, ma anche in questo caso riteniamo che perlomeno verrà giocato questo ultimo pallone in possesso della Cremonese. Siamo in pratica a 2 metri dalla bandierina del calcio d'angolo, il fronte è quello destro secondo la visuale d'attacco della formazione grigio-rossa. Possibile che Sernicola destini il pallone stesso direttamente all'interno dell'area di rigore. Così è infatti, questa volta in anticipo Ken, che mette il pallone stesso in fallo laterale che verrà però battuto. Ancora un lancio all'interno dell'area di rigore, ancora un colpo di testa di Ellinger Junior. Carli Secchi è invitato da Massimiliano Alvini ad andare nell'area di rigore avversaria, gioco che già è ripreso. Si ferma quindi Carli Secchi, il pallone per Sernicola, cross, l'uscita di Szczęsny, allontanato il pallone Valeri, conclusione che però viene allontanata da Bremer. Finisce qui Cremonese 0 Juventus 1, 51 e 48 dice il nostro cronometro. Decisivo nei primi secondi di recupero, un gol direttamente su punizione di Milik per la Juventus, 3 punti davvero importanti per il gioco. E per quanto riguarda il resto ci sarà tempo per approfondire. La Cremonese continua a lottare nei bassi fondi della classifica, si ferma a quota 7, linea adesso a Firenze.